Buongiorno ragazzi, eccoci qua, buon lunedì a tutti e di nuovo insieme per una nuova avventura. Sì, la chiamo avventura perché d'ora in poi ho coniato questo termine, non l'ho coniato io ovviamente, ma mi piace il concetto e l'idea di ogni lunedì essere insieme a voi per sperimentare cose nuove e vedere cose nuove. Per ora ci stiamo ancora limitando a quelli che sono oggetti, attrezzature. Avete visto il video precedente dove siamo andati a parlare di un qualcosa che può essere molto utile quotidianamente, così come gli altri video. Oggi andiamo sul gioco. Andiamo sul gioco perché me lo avete chiesto in tanti e vi ringrazio. Vi ringrazio di questo supporto che mi state dando. Ricordatevi, se la cosa vi interessa e vi piace, primo, iscrivetevi. Secondo, mettete un like. È molto importante per farci crescere, per farmi capire che questa cosa vi piace. E se volete essere aggiornati su tutte quelle che sono le notifiche, anche se sapete perfettamente ormai, visto che è quasi un mesetto che siamo assieme, ogni lunedì ci sarà un nuovo video e una campanella accesa vi consentirà di non perdere le notifiche. Cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a parlare di una cosa dove io sono veramente un... non voglio usare termini brutti, sono incapace, ok? Però mi diverte un sacco, mi piace un sacco. Propongo veramente tante cose a chi mi segue nelle varie consulenze, nelle varie attività sportive. Mi sono approcciato a questa disciplina grazie a un mio carissimo amico, che poi menzionerò in descrizione, dove abbiamo cercato di creare uno stage qua da noi nel centro e da lì mi è partito veramente l'embolo per questa cosa, che è molto bella. Cos'è? Mi direte voi. Non continuare a parlare, ma fai i fatti. Avete mai sentito parlare di dischi, frisbee e cani? Ok. Come sempre non vi insegnerò niente e non voglio insegnarvi niente perché, ripeto, queste cose sono molto intime e personali e vengono lasciate negli stage fatti dai professionisti e io non sono assolutamente un professionista di disc dog, spoiler, però è una disciplina molto bella, molto bella. E tante persone mi hanno detto: Marco, guarda, io ho comprato il disco pensando di lanciarlo, di fare, di disfare, ma alla fine il mio cane non gli è piaciuto. Nel video di oggi parleremo di alcuni dischi, quelli basici, ok? Quelli più semplici, più fruibili, anche meno costosi, perché è giusto mettere anche l'accento su quello che è il costo di tutte queste cose, anche perché sono materiali deperibili, i dischi non durano in interno, adesso ve ne accorgerete vedendo i dischi che ho io dopo un po' di utilizzo. Non stiamo ancora facendo unboxing come nel primo video, sono tutte cose che utilizzo quasi quotidianamente. E vorrei creare, se nei commenti, e commentate vi prego, vi fa piacere, un secondo video su dei dischi più performanti, diciamo così, più adatti a quello che è sia dalla parte umana l'esperienza di lancio e di utilizzo del disco, sia dalla parte del cane l'esperienza di presa e di gestione del disco. Non andiamo oltre perché sennò mi dilungo. Ecco qua, zainetto con i dischi, li tiro fuori alla bruttazza senza un ordine preciso, butto tutto giù, cade tutto, ok, buttiamo via la borsa e iniziamo, perché poi li vedremo in esterno. Raggruppiamoli un attimo per colore, che così almeno vi dico, ok? Come vedete ci sono certi particolari dove ovviamente nel disco, quando andiamo a acquistarlo, dobbiamo considerare
due cose: la dimensione, perciò il diametro del disco. Vedete l'utilizzo? Ma io sono sincero, sono proprio così, papale papale. Non faccio recensioni di dischi nuovi, faccio recensioni di dischi da buttare letteralmente nel cesso, ok? Però li utilizzo ancora a volte, con alcuni cani. La dimensione conta, conta a seconda della taglia del cane con cui state interagendo. Perciò noi abbiamo dei dischi di una dimensione minima, che è questa, vi faccio vedere uno nuovo di pacca, è un 120, ok? 120 vuol dire 12 cm di diametro e va molto bene con i cuccioli, con cani di piccola taglia, pensate Jack Russell, tanto per uno che mi viene in mente, ma perché? Perché lavorandoci con i dischi, con questi cani qua, mi è venuto in mente questo. Però tutti questi cani qua che hanno la propensione sia di dimensioni ma soprattutto anche di peso nel portarsi in giro e prendere al volo un oggetto, pensate, il disco vola, di conseguenza è un oggetto che vola, perciò se lo può gestire, ok? Per andare su una dimensione già da competizione, che è questa, ok? Andiamo a fare il paragone, c'è una grossa differenza. E ora apro e chiudo parentesi, perché non c'è un intermedio tra queste due? Perché non serve, sinceramente. Cioè, se dobbiamo utilizzare disco piccolo, utilizziamo un disco piccolo, un cucciolo di 5-6 mesi già riesce a gestire questo. Perché riesce a gestire questo? Per il fattore peso, ok? Questo qua è Niro come marca, ok? Questo è un Hyperflight come marca. Poi vi metto tutte le descrizioni, cioè in descrizione tutti i link e tutte le specifiche. Molto bello. Un altro fattore da considerare nei dischi è quello che è la densità o comunque la maneggevolezza. Ho iniziato con questi della Hyperflight ICS, molto competitivi, molto performanti, ma veramente duri, tant'è che i cani preferivano nettamente sgranocchiarli piuttosto che lavorarci. Attenzione, con un disco del genere un cane si può far male. Perché? Perché è rotto, ok? Perché è tutto sommato usurato, perciò potrebbe creare dei problemi. Perciò quando avete un disco di questo genere non andate mai a fare lanci aerei, ma lavorate preferibilmente col disco a terra, in modo che diventi un gioco tra virgolette predatorio, dove il cane ha meno opportunità di farsi male, premesso che non deve farsene. Vogliamo considerare lo stato di usura di questo, tanto per intenderci, ok? Fantastico, è ora di buttarlo. No, non lo butto perché mi serve ancora e poi vi spiego il perché. Perciò abbiamo la dimensione dell'Hero Pup, che è quella minore, abbiamo una dimensione tra virgolette intermedia, che è comunque intorno, non mi ricordo onestamente, poi andrò a vedere e ve lo metto nelle specifiche, non mi ricordo se è 180 o 200, perciò 18 o 20 cm di un Hyperflight Competition Standard. Poi la colorazione soggettiva, alla Vale piace il viola e il rosa e li ho presi di questo colore, ma ce ne sono di tanti colori, ok? Come in tutti i modelli qua presenti. Poi andiamo ad avere un disco un po' più performante, ok? Ma più performante perché la differenza grossa la fanno magari i grip interni, tutte quelle texture che ci sono sul disco, che sono queste zigrinature a dispetto,
sentite che il suono è molto diverso, perciò questo è un disco dedicato un po' più al freestyle, a quelle manovre che permettono non solo il lancio ma l'interazione col cane e il proprio corpo, e poi ve le farò vedere dopo in esterni. E questo è un Hero, come la serie PAP, un Hero da 215, ok? Perciò 21 cm e mezzo. Molto bello perché, essendo da freestyle, è più rigido rispetto a questo, che è decisamente più morbido, che è l'Hyperflight Competition Standard, ok? Perché è più rigido? Perché a me serve avere più portanza in aria. Lo vedrete poi, farete voi, vi lascio a voi i commenti nella prova pratica, nel tempo di volo, nella gestione del volo, ma anche nella gestione nella bocca del cane, perché io posso interagire con lui. Poi arrivo a dei dischi, ne prendo uno decisamente un po'... parlare di disco sano su questi è un'utopia, perché questi, come vedete, una serie di 5, io lavoro sempre con dai 3 ai 5 dischi, sui cuccioli i 3 dischi vanno bene, sugli adulti per fare le routine mi piace andare a lavorare con i 5. Questi sono dischi che, come vedete, vengono utilizzati un pochino, li utilizzo tanto, non solo io, anche le mie ragazze lo utilizzano. E questo è, cavoli, qua non si vede tanto perché è talmente usurato, giuro che li cambio, nei commenti votate quanto presto li devo cambiare. Comunque è un Hero Air, ok, da 235, vuol dire 23 cm e mezzo. La gestione di questo disco è, a me piace molto nelle prime fasi, lo consiglio tanto. Tenete conto che questi dischi qua, questo set da 5 completamente distrutto, è da un anno che lo utilizzo e ancora lo sto utilizzando, e come vedrete dopo mi sa che lo utilizzerò, ci cascherò e lo utilizzerò. Però un anno di utilizzo per un disco, e sto parlando di livello lavorativo, perché noi ci lavoriamo con i cani e di conseguenza queste cose qua, non dico ogni giorno, però vengono utilizzate tantissimo, il tempo di usura per la qualità prezzo per me è imbattibile. Un disco da 23 cm e mezzo mi consente innanzitutto un grip pari al Sonic, okay? come sound, ma anche come grip esterno per le varie prese. Ora, lo sapete che in questo canale non vado a e non voglio andare a dire come si fanno le cose, perché quello rimane adito agli stage e alla formazione personale, e uno ha diritto e voglia di scegliere dove andare a imparare a fare disc dog. Io vi spiego solo quelli che sono i materiali, poi se avete voglia ovviamente siamo assolutamente a disposizione per insegnarvi. Un disco così noi lo sappiamo gestire perché è bello in mano, è bello presente, riusciamo a gestirlo, riusciamo a fare quelle che sono le basi con cui inizierò poi le routine con l'ospite che vi presenterò dopo in esterna, perciò ho la possibilità di gestire e abituarmi al disco. Ovvio, ho un cucciolo, voglio gestire questo, questo è un casino da gestire perché è piccolino, non so dove va, sbaglio il tiro e sbaglio quelli che sono i tecnicismi di questa disciplina, ok? Questo è un po' il palmarès dei dischi. Siamo sulle basi. Se la cosa vi interessa, fatemela sapere nei commenti, perché così almeno vi proporrò un video sui dischi
un po' più speciali, ma non speciali perché sono più belli di questi, ma perché rispondono un po' più alle caratteristiche. Una volta che io scopro questa disciplina, mi piace, vado in un prato, faccio la passeggiata e voglio andare in un prato e gioco, mi prendo quel 15 minuti, mezz'ora di gioco col mio cane, sano e bellissimo, e voglio proporgli questo tipo di gioco, ok? Questi sono gli strumenti per iniziare, almeno quelli che consiglio io. Amanti del disc dog, professionisti del disc dog, per favore nei commenti smentitemi, ditemi tutto quello che ne pensate e io raddrizzo la mira e sinceramente quello che mi piacerebbe vi do anche parola, in modo da dire vi ospito e vi dico: hai sbagliato Marco, non capisci un cavolo. Io mi trovo solamente bene con queste cose. Ho avuto anche un bravissimo maestro, bravissimo perché a me piace, per me è un mio fratellino. Però ditemi che ne pensate. Ora usciamo e andiamo a vedere come funzionano. Poi torniamo qui e facciamo le debite conclusioni. Ragazzi, fuori sul campo. Andiamo! Ragazzi, buongiorno, siamo in esterna, finalmente. Dopo tutta la spiegazione che vi ho dato sui dischi, eccoli finalmente a terra. Ma adesso la cosa bella è che inviteremo un nostro caro amico con la sua conduttrice, che è nostra cara amica, frequentatori del nostro centro, per vedere come alla fine proporre il disco e quali sono pregi, difetti e vantaggi di vari dischi. Ovviamente non andremo a proporgli questi dischi, adesso vedrete il perché. Andiamo assieme a prenderla. Alessandra e Elisa, venite da noi. Sono molto curioso di vedere Chico è il cagnolone che ci seguirà. Lui l'ha già fatto. Attualmente con noi. Ciao ragazzo, ciao ragazzo, ciao Alessandra, grazie di esserti Ciao Marco, grazie a te. prestata a queste mie cavolate. C'è il sole, ti regalo un paio di Grazie occhiali. mille. E mi liberi il Chicco, che così almeno vado a giocare con lui. Andiamo Prontissimo. Chicco, se vuoi seguici così almeno abbiamo la completezza. Chicco, guarda cosa ti ho portato. Oh, fantastico dei dischi! Scegline uno che così lo utilizziamo. Qual è che ti piace di più? Perché anche questo, bisogna dire che i cani hanno la facoltà di scelta. Questi direi che sono piccolini, questi qua sono belli gialli, arancioni, questi li conosci, ma sono tutti disfatti. Facciamo un bel lancio con questo. Avete visto i lanci a secco, ok? Adesso andiamo a vedere come ingaggiare il cane. Chicco, sei già pronto? Fantastico, sei pronto? 3, 2, 1 e vai! Oh! Un disco di questo genere vi garantisce. Grazie Chicco, guarda che io ne ho un altro uguale. Sei pronto? Ancora uno uguale. 3, 2, 1, via! Bravo Chicco! Andiamo! Questo facciamo un po' più difficile. Opla! Abbiamo scelto questo perché la morbidezza di questo tipo di disco che vi ho spiegato prima garantisce il fatto che lui abbia piacere a tenerlo in bocca e di conseguenza ci giochiamo molto bene. Oh, che bello, Chicco! Guarda, pronto? Passa sotto. Bravo! Sotto! Sotto! Salta, salta, oh, bravissimo, pronto? Salta, mamma mia, Chicco, proviamo i gialli. I gialli, santo cielo, gialli, i gialli. Tre dischi, andiamo a costruire una routine completa. Pronto? Uno, bravo, due, bravo. E adesso facciamo una cosa stradifficile. Ma mi vuoi fregare davvero il disco? Sei matto? Fregamelo così.
dai, sulla schiena, sulla schiena, sulla schiena. Bravissimo! Fantastico, Chicco. Ultimo, questo mi sa che ti piaceva di più. Lancio lungo. 1, 2, 3. Questi sono i dischi, idee, curiosità. I cani, avete visto, si divertono. E Chicco mi sta dicendo ancora, ancora, ancora. Ci rivediamo in studio, che così vi spiego due cose e vi anticipo e vi spoilerò una cosa divertente sull'evoluzione. Questi sono i dischi base, come vi avevo già detto, però avete visto quanto divertimento. In studio, ragazzi. Oh mamma mia, eccoci di ritorno al campo. Come avete visto, Chicco super fantastico, cane eccezionale. Avete voglia di fare qualcosa col vostro cane e mettervi in gioco e dire: Marco, voglio provare quella cosa lì, veniamo. Siete veramente nostri ospiti e noi ci mettiamo assolutamente a disposizione per giocare, per fare e tutto. Ringrazio ancora Chicco e Alessandra che sono state fantastiche e mi hanno dedicato questo tempo e questa possibilità. Io ci ho giocato, mi sono divertito un sacco. Andiamo a fare un'ultima analisi e poi i saluti finali. Ovviamente Chicco, il Hero Pup, ma anche no, diciamo, è un po' cresciuto sia di taglia che di età. Questo no, troppo usurato, non metto in condizioni di rischiare di farsi male le gengive e i denti a un cane. Questo qua lo tengo per allenarmi, per fare io i lanci alle bottiglie, ok? Spoilerate nel prossimo video, mettete i like e i commenti, che così il prossimo video verrà fatto su quei dischi lì, un po' così, un po' speciali. Questi, come vi ho detto prima, scusate ancora, ma sono accaldatissimo. Come vi ho detto prima, sono troppo usurati, devo cambiarli. Forse l'unico lancio è stato fatto con questo, ma lo sono tenuto da parte perché è l'unico che gli ho lanciato ancora ancora in condizione. I due dischi, ok, il Sonic da 215 e l'Hyperflight, ok, da, vedete le dimensioni, è un pochettino più grande, è sicuramente un 220, poi in descrizione vi metterò i dettagli. 215 e 220, non cambia niente, dischi velocissimi sia a terra sia in aria. Chicco li ha apprezzati tanto. Non dico niente, ditemelo voi nei commenti. Secondo voi quale dei due è stato più apprezzabile a livello di relazione e di gioco personale? Perché i dischi volano benissimo, entrambi sono fantastici, entrambi, ma nella bocca del cane uno ha fatto la differenza dell'altro. Perciò vi lascio con questo quesito: qual è il disco preferito di Chicco? Come sempre, se il video vi è piaciuto, un pollice alzato. Se non siete ancora iscritti, mi auguro che la cosa vi possa piacere e iscrivetevi al canale. Ogni lunedì ci sarà un video, campanella accesa. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi!